sempre nel cuore. Ma quella di quando ho citato nella mia rassegna stampa una sua bellissima dichiarazione. Io per 20 anni ho parlato di cose curiose, però ogni volta che c'era Costanzo citavo un suo articolo, un suo pezzo, e proprio stamattina ho ricordato un articolo che scrisse: spesso i mediocri tolgono spazio a quelli che sono capaci. E queste erano delle pillole di saggezza che non sempre vengono riportate, delle quali poi si parla. Io nel mio spazio ho fatto la mia parte citando una cosa bella. E poi mi ricordo che ogni volta che lo incontravo si ricordava battute e frasi, non per citare il mio programma, ma di cose che erano state dette. Quindi una persona molto attenta. Va bene, grazie. Prego. Se ricordo in che modo è stato innovativo per la comunicazione italiana, per la televisione e non solo. Allora, Maurizio Costanzo fa parte di quelle 4 persone capenti che nella metà degli anni 80 facevano innovazione. C'era Angelo Guglielmi, c'era lui, c'era un direttore all'epoca dei programmi Mediaset, Giovalli, quindi si poteva andare da lui, parlare di una cosa e vederla realizzata, cioè non perdeva tempo. Era un'altra epoca, si potevano fare queste cose, però coglieva immediatamente se c'era un'idea dietro. Quando vide il mio numero zero di agenzia matrimoniale, fece subito agenzia matrimoniale. Io sono stato l'unico che nel Costanzo Show, programma fatto dentro uno studio, ho fatto l'inviato esterno. Per 6 puntate facemmo un esperimento. Questo la dice lunga su come, pur avendo un programma consolidato che faceva il 35% di share, era aperto a delle cose diverse da quello che uno fa tutti i giorni.